finale tribolato di una, tribolato nel senso di, per l'ordine pubblico, 95-83, finalmente ritorniamo alla vittoria, una partita sofferta più del dovuto, però bella partita alla fine. Un solo dato, Antonietti, Luca Antonietti, io mi ricordo che il mese di agosto ne parlavamo, io lo guardavo, dicevo sta migliorando. Voglio iniziare a parlare di lui perché sono veramente contentissimo, soddisfatto, ha fatto 25 punti, qualche schiacciata, qualche stoppata e quant'altro. E poi analizziamo la partita. No, 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 ma Luca sta lavorando con la massima intensità da agosto, te l'avevo detto che sarebbe sicuramente uscito e avrebbe fatto la differenza. Ma così come Luca tutti gli under stanno crescendo, pure Federico Nozzolillo ha fatto sicuramente una partita importante, scelte giuste. Sono contento della prestazione dei ragazzi. Massimo, noi finalmente dico sono finite le pause, nel senso noi abbiamo bisogno del ritmo gara, abbiamo bisogno di giocare ogni domenica, ogni maledetta domenica. Noi sai bene che tutte le partite dopo la pausa le abbiamo sofferte in maniera esponenziale, nel senso, vedi Monteroni, vedi Monteroni, ma vedi pure la stessa Maddaloni il 6 gennaio. Noi abbiamo bisogno di giocare sempre e quindi stasera abbiamo giocato una buona pallacanestro sicuramente a sprazzi, non siamo stati, siamo stati molto fluidi secondo me in attacco, non siamo stati altresì concentrati in difesa, abbiamo concesso un po' troppo, ecco. Il primo tempo il Venafro ha fatto 40 punti, io l'avevo sottolineato, mi sembrava che la difesa fosse un po' allegra, poi quando abbiamo iniziato a difendere diciamo si è vista la nostra difesa, però è stata comunque una buona partita da parte del Venafro. Io ho detto in cronaca che mi è sembrato migliore il Venafro di questa sera, non quello dell'andata che ci ha battuto a un supplementare, sei d'accordo? Sì, no, stasera Venafro ha fatto un'ottima partita. Vergara contro Serino fa le partite della vita, secondo me non ha sbagliato quasi nulla. Ma detto questo, già l'ho detto in settimana, a 8 giornate dalla fine ogni squadra cerca di dare il massimo perché gioca per un obiettivo ben preciso. Noi giochiamo per provare a essere sempre più in alto, loro giocano chiaramente per provare a trovare una buona posizione nella griglia della fase orologio, quindi tutte le gare saranno combattutissime. La differenza secondo me tende a farsi sempre più meno accentuata in questo momento del campionato, ecco. Ora mancano 4 partite e poi si andrà a questa benedetta fase orologio che non ho capito a cosa serva, però l'hanno voluta per allungare, va bene. 4 partite da Agropoli, il San Severo ha vinto di 22 punti con Bisceglie, diciamo che Bisceglie ora lo abbiamo a 6 punti, però siamo ancora a pari punti con San Severo che deve riposare. E dunque tu cosa pensi? Noi adesso andiamo a Lanciano, poi viene Scafati. Cosa prospetti, cosa prevedi? Allora, io prevedo che per arrivare molto in alto, e secondo me molto in alto dico il secondo posto, dobbiamo perdere il meno possibile gare delle ultime 4. Sarà difficile, però ci dobbiamo provare assolutamente a vincerle tutte e 4. Speriamo di poterle vincere tutte e 4, anche se è ovvio che ci sono anche gli avversari. Già Lanciano mi sembra una buona squadra, anche se all'andata non fece una grossa figura a quella coppa, però adesso ha 22 punti, pare che in casa abbia concesso poco agli avversari, quindi sarà una partita difficile già domenica prossima. Sarà una partita molto difficile contro una squadra che ha espresso sicuramente un buon basket, allenata anche molto bene da Giorgio, quindi sicuramente sarà una partita di basket, secondo me sarà una bella partita di basket e noi ce la giocheremo fino in fondo. Un'ultima cosa, vorrei parlare di un giocatore che a me ha sempre impressionato per la sua continuità e per l'apporto di Riccardo Romano. Sta attraversando un periodo forse di appannaggio, anche se poi alla fine è stato decisivo, perché diciamo che è stato lui che ha fatto il canestro che ha chiuso la partita con il fallo aggiuntivo di Marinello. Però mi sembra un po' appannato, l'ho visto fare il riscaldamento stasera, tirava da 3, avrà sbagliato 1-2 tiri su 15-16, poi in partita un po' appannato. È sottotono un problema fisico oppure è solo un momento di un calo di forma? No, non è un calo di forma, Massimo, la cosa importante da dire è questa: Riccardo Romano fino a venerdì non si è potuto allenare con costanza, nel senso ha avuto un problema abbastanza serio al braccio, al gomito, quindi non si è allenato con la massima intensità come fa sempre lui. Però detto questo, Riccardo, oltre ad essere un grande giocatore, l'ho sempre detto e lo ribadisco con piacere, è una grandissima persona, è un ragazzo che la domanda è annullata, quindi no, è un ragazzo d'oro, quindi ci sta nell'arco del campionato, qualche passaggio ha avuto, però poi Riccardo nei momenti decisivi c'è e sarà sempre importante. Un'ultimissima veramente, mi spiega a cosa serve la fase orologio, se ti sei fatto un'idea, se ho capito bene la posizione, cioè se noi facciamo ad esempio il secondo posto andremo ad incontrare Scafati fuori casa e poi le altre 3 partite?
andremo a incontrare Scafati fuori casa, che sicuramente arriverà prima, ma speriamo, ecco, è un... fare il secondo, il terzo posto, ovvio. Bravo. Cioè, in conclusione incontreremo fuori casa le due squadre che ci precedono in classifica. Bravissimo. In quel caso, se arrivassimo secondi, appunto, sarebbe la prima e l'ultima, giocheremo lì fuori casa, mentre giocheremo in casa con la terza e la quarta. E così è importante, però, purtroppo, la fase orologio, perché la fase orologio poi determinerà la griglia playoff. Bravissimo, la griglia playoff. Vabbè, saremo a vedere, in bocca al lupo per questa settimana importantissima che ci porterà alla partita con Lanciano, e ci rivedremo tra 15 giorni col derby, una partita che, ecco, che pensiamo chiaramente a Lanciano, l'ho detto, è una partita difficilissima, però la partita in casa con Scafati ci stimola, sarà un bellissimo derby, quindi mi auguro, ecco, di avere il palazzetto strapieno e di divertirci sicuramente. Grazie a coach Paternoster. Allora, come dicevamo, l'Agropoli giocherà a Lanciano domenica prossima, fra 15 giorni, Agropoli Scafati. Buonasera a tutti e a risentirci alla prossima occasione.